Un pluripregiudicato è stato sottoposto a fermo dagli agenti del commissariato Madonna di Campania per aver commesso due rapine, una consumata il 14 aprile presso un supermercato di Via Borgaro e l'altra il 15 aprile presso la farmacia di Corso Potenza. L'autore, munito di mascherina chirurgica, si serviva di un grande machete per intimorire i malcapitati commessi, costretti così a consegnargli il denaro. Nel primo episodio, dopo aver atteso il proprio turno, osservando la consueta fila all'esterno degli esercizi commerciali, nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla normativa, il malvivente era entrato all'interno del supermercato e, estratto il machete da una busta per la spesa, si era fatto consegnare l'incasso. Il giorno seguente, stanco di mettersi in fila, si era presentato in farmacia simulando di essere invalido con tanto di stampella a seguito. Entrato nel negozio, aveva estratto dallo zaino il machete e, minacciando la farmacista, aveva rubato circa 1.000 euro dalla cassa. Grazie alla visione delle immagini e degli elementi raccolti sul territorio, oggetto di controlli incrociati, gli agenti del commissariato Madonna di Campania si erano messi sulle tracce di un pluripregiudicato senza fissa dimora, attualmente ospite di un uomo corpulento abitante in zona. Quest'ultimo era stato individuato a volto scoperto in compagnia del rapinatore dalle immagini delle telecamere di un supermercato. I servizi di osservazione sul territorio hanno permesso di identificare l'uomo corpulento e di individuare l'abitazione dove è stato rintracciato il rapinatore. Si tratta di un italiano di 48 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.